Elemento cancelletto SCP-127. Classe dell'oggetto SAFE. Procedure speciali di contenimento. SCP-127 è considerato non più pericoloso di una ordinaria arma da fuoco del suo genere. Tuttavia, per le sue straordinarie proprietà, deve essere tenuto nel ripostiglio armi 7C quando inutilizzato e mantenuto in acqua ricca di calcio e proteine. Al momento, solo il team di ricerca assegnato a SCP-127 e Ettari il permesso di accedervi. Descrizione: SCP-127, a prima vista, sembra essere una comune mitraglietta MP5K. I test hanno rivelato che, a parte il rivestimento esterno in acciaio, la totalità dell'arma è organica e viva. Le munizioni di quest'arma inizialmente sembravano denti umani. Tuttavia, il test del DNA sui proiettili è risultato incompatibile con qualsiasi specie nota sulla Terra. SCP-127 dispone di due impostazioni semi-automatico e automatico, si può udire un forte gemito quando si passa da un'impostazione all'altra. Esaurendo il caricatore, che contiene 60 colpi, ci vogliono tra i 3 e i 5 giorni per permettere alle munizioni di ricrescere. I tentativi di rimuovere il caricatore sono risultati un fallimento, sembra essere fissato permanentemente all'arma. SCP-127 non sembra in grado di riprodursi fino ad ora, le scansioni non hanno mostrato organi riproduttivi evidenti, e non necessita di approvvigionamento al di fuori di acqua, calcio e proteine. SCP-127 era originariamente situato nella casa di un certo signor James. Il signor è stato ritrovato morto, a causa di un attacco cardiaco, la notte del 17 novembre 1991. I rapporti del coroner affermano che il signor morì all'incirca nella mattinata dell'8 novembre, ma non fu notata la sua sparizione se non più di una settimana dopo. Nessuna complicazione o circostanze insolite sono state considerate la plausibile causa che avrebbe portato alla sua morte. A causa della sua vasta collezione di armi da fuoco, l'ATF e l'FBI sono state incaricate di raccogliere i suoi averi. SCP-127 è stato scoperto durante i test e la catalogazione, ed è stato prontamente raccolto dagli agenti SCP. Addendum riclassificato come SAFE 199.